Confartigianato insieme a voi. Tanti temi utili per associati e non. Ritorna anche quest'oggi qui su Radio Clodia dopo un momento di pausa, insomma, dovuto anche a quelle che sono state le vacanze, meritate vacanze estive, devo dire. Lo spazio dedicato al mondo dell'artigianato ritorna con Confartigianato insieme a voi in collaborazione con l'Associazione Artigiani di Chioggia e ospite quest'oggi con noi c'è il presidente Michele Siviero. Presidente, innanzitutto buongiorno, ben ritrovato. Manca davvero poco, ci siamo, perché ancora una decina di giorni per quanto riguarda la campagna elettorale, poi i chioggiotti decideranno quello che sarà il loro prossimo nuovo sindaco. Ecco, se lei è d'accordo quest'oggi, direi di fare una piccola lettera dei desideri proprio da indirizzare ai sei candidati sindaco con le richieste che arrivano, non direi proprio dal mondo delle categorie, ma in particolare dal mondo dell'artigianato, dal mondo degli artigiani. Quindi chi meglio di lei, il presidente che li rappresenta un po' tutti quanti, può scrivere così questa lettera ideale? Buongiorno a tutti, ecco, siamo qui al nostro incontro, ci stiamo avvicinando alle elezioni del sindaco, abbiamo sei candidati, tutto quanto è proteso verso a questa nuova tornata elettorale. Il refrain che ho sento un po' da tutti i candidati sindaci che dicono che le categorie sono divise. Invece devo mettervi in testa che le categorie non sono divise, soprattutto quelle storiche, quindi noi siamo tutti quanti protesi verso una buona amministrazione generale sui temi della città, che ormai sono anche purtroppo a lunga scadenza, non sappiamo neanche quando si potrà fare, l'arredo urbano, la riqualificazione dei centri storici, quindi abbiamo tanti temi in comune con le altre categorie, la viabilità interna ed esterna, il nuovo sindaco che verrà avrà tante cose da fare ma anche cose vecchie che sono rimaste dentro il cassetto, i progetti per la città verso il futuro, abbiamo bisogno che questi giovani abbiano una prospettiva, quindi mettere in moto tutte le sinergie per fare in modo che trovino un sbocco lavorativo, lo spostamento del mercato ittico che tiene la città tutta quanta, sia sottomarina ma anche Chioggia, con questi camion che vanno avanti e indietro da sempre distruggendo la pavimentazione ma anche creando pericolo, perché questi camion enormi arrivano in mezzo alle persone, turisti, quindi bisogna veramente mettersi in testa di farlo. Ecco, come diceva lei, insomma, non sarà semplice per il prossimo sindaco, chiunque esso sia, prendere in mano tutti questi temi di attualità da molto tempo, tra le altre cose che riguardano proprio l'attualità della nostra città, quindi non stiamo parlando di novità. Io ne approfitto anche così per ricordare che proprio a partire da quest'oggi avremo nostri ospiti, i vari candidati sindaco che verranno, per così dire, incalzati dal direttore della Voce di Rovigo, un appuntamento che verrà trasmesso in diretta qui su Radio Clodia, ma anche attraverso la pagina Facebook di Chioggia in Diretta. Si inizierà, dicevo, proprio questa sera alle ore 17 con Roberto Rossi, alle 17.30 Mirko Righetto e poi via via domani ospiti Lucio Tiozzo, Mauro Armelao e venerdì, per quello che sarà la giornata conclusiva, Daniele Stecco ed Alessandra Penzo. A loro naturalmente porremo anche questi temi. Io ringrazio ancora una volta Michele Siviero, presidente dell'Associazione Artigiani di Chioggia. Confartigianato insieme a voi, ogni mercoledì su Radio Clodia alle 10.10 e in replica alle 15.10. Confartigianato insieme a voi.